E nell'80, deve essere scritto da qualche parte, nell'81, eccolo qua. E poi in realtà chiedendo un po' qua, un po' là, chiaramente non mi era fatto il portavoce. Indicatori biologici e numerici, anche nel corso degli ultimi 20 anni a quanto pare, danno, no, delle certezze su quest'area. Vuoi un po' riassumercele? Sì, e i dati numerici ci tranquillizzano, perché soprattutto se li mettiamo in relazione alla presunta presenza del cromo esavalente, in particolare perché data l'elevata tossicità di questo composto, che è classificato come H400 e H410, ovvero è altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lungo periodo, è considerata la sua forte idrosolubilità, che è superiore ai 700 grammi per litro, tenendo presente che la tossicità è talmente elevata che permette, cioè che non permette la vita in definitiva di organismi acquatici, ad esempio le dafnie, già a valori di 0,14 grammi per litro, quindi stiamo parlando di qualcosa di come 5.000 volte, insomma, inferiore al limite di saturazione di questo composto. E noi invece osserviamo una elevata presenza di biodiversità per tutta la catena trofica, quindi da questi microorganismi, dagli organismi bentonici che vivono nel fango a organismi acquatici e naturalmente quindi a tutti quelli che di questi organismi si nutrono. E possiamo noi, anche da questo punto di vista, quindi proprio come indicatori biotici dell'area, siamo tranquilli che non possono esserci tracce, data proprio veramente l'elevata tossicità del composto del cromo esavalente.